Prime parole da giocatore dell'US Agropoli, una società, una squadra che hai affrontato tantissime volte e oggi fai parte dell'Agropoli, insomma, quali sono le prime sensazioni, le prime emozioni? Sì, allora, innanzitutto ci tenevo a ringraziare la società del Cervinara che mi ha permesso di poter affrontare questa nuova avventura ad Agropoli, quindi un grazie a loro, perché noi abbiamo comunque un rapporto di amicizia che ci lega da tanto tempo. Poi adesso le prime impressioni sono grandi impressioni, perché ho visto oggi durante l'allenamento una grandissima squadra, una squadra vogliosa di raggiungere l'obiettivo. E questo è quello che merita la società dopo questi grandi sforzi che ha fatto, e quindi dobbiamo solo dimostrarlo sul campo. Arrivi alla vigilia di una super partita, quella contro la Scafatese, che sarà molto importante per questa stagione. Arrivi, hai già respirato con mano una società che ha invitato i bambini delle scuole, ingresso gratuito domenica, insomma hai anche una bella responsabilità. Sì, io credo che ci deve essere la giusta responsabilità. Uno sa di essere venuto in una grande squadra, quindi tutte le partite saranno decisive. Domenica ci tocca la Scafatese, però poi ho visto un po' il calendario, quindi andremo a San Giorgio, Angri, quindi dobbiamo affrontarla una alla volta e dobbiamo dare tutto per raggiungere, come ho detto prima, questo grande risultato che la società si aspetta. Sei entrato in un, lo sappiamo, che conosciamo i ragazzi, in un gruppo molto unito, come ti hanno accolto? No, benissimo, sono arrivato stamattina, abbiamo mangiato insieme, quindi diciamo già si vede che questa squadra ha un gruppo solido, un gruppo forte, coeso, e io spero che proprio quest'arma possa prevalere sulle altre corazzate, perché quando ci sono squadre così forti, alla fine io dico che vincerà sempre il gruppo più coeso. Per anni ti sei giocato il titolo di capocannoniere con Vincenzo, adesso giocherete insieme e senza dubbio una coppia da sogno per questa categoria. Sì, con Vincenzo sono tantissimi anni che abbiamo giocato contro e non abbiamo mai avuto la fortuna di giocare fino adesso insieme. Gli anni sono passati, Vincenzo ha raggiunto comunque una certa età, io lo sto arrivando, quindi prima di finire diciamo abbiamo questa grande soddisfazione di giocare insieme, perché dopo aver fatto tante battaglie contro uno c'è stato sempre la stima e il rispetto, quindi adesso è solo un piacere giocare insieme a Vincenzo e tutti i compagni ovviamente, no?